Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando la suggestiva, austera e bellissima funzione, liturgia della Passione del Signore che, penso come sappiate, il Venerdì Santo è l'unica celebrazione liturgica della Chiesa. Non è una santa messa perché oggi non si può celebrare la messa, così come non sarà celebrata domani, semplicemente per il motivo che oggi volgiamo lo sguardo sull'unica messa. Questo ricordiamolo sempre, lo ripeto ogni anno, perché la messa non è altro che l'attualizzazione nel tempo e nella storia e nello spazio di ciò che abbiamo sentito dalla versione di San Giovanni essere accaduto il Venerdì Santo di tanti anni fa. Il sacrificio cruento, violento, doloroso del Figlio di Dio messo in croce e morto per i nostri peccati. Come sempre, abbiamo letto la Passione secondo San Giovanni e altri due brani della scrittura altamente significativi, bellissimi. Il quarto canto del servo del Signore, il profeta Isaia, su cui vorrei con voi sostare un pochino in meditazione e contemplazione per i passaggi che contiene, e anche l'episodio della lettera agli Ebrei, il passo della lettera agli Ebrei che ci ricorda il valore delle sofferenze redentive del Signore. Cosa profetizzò Isaia? In maniera talmente chiara che sembra quasi una anticipazione, quasi se l'avesse visto. Isaia ha vissuto molti secoli prima rispetto al nostro Signore. Numero 1. Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Se noi avessimo visto Gesù nel giorno della Passione, qualche santo l'ha visto come penso che sappiate la Passione di Gesù, si è sentito male. E il contrasto tra quanto l'umanità di Gesù era bella e fiorente e come si è ridotta il giorno della Passione era veramente qualcosa di inimmaginabile. Quindi sfigurato, quindi irriconoscibile, deturpato, sono scene da contemplare. Il più bello dei figli dell'uomo, come dice un salmo stupendo che è evidentemente da applicare come prefigurazione del Figlio di Dio, è diventato, dice un altro salmo, il 21, verme, non uomo, uno dinanzi al quale si dice più avanti ci si copre la faccia, uno davanti al quale ci si copre la faccia, cioè si fa così, no? Cioè che non si riesce a guardarlo, tanto è impressionante lo spettacolo. E in quel giorno a lui si applicano anche queste parole ancora: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Attenzione che stiamo sempre parlando del Figlio di Dio. La sapete che la prima domenica dopo Pasqua si celebra la festa della Divina Misericordia. Esporremo, se Dio vuole, l'immagine della Divina Misericordia, che sembra quella più somigliante al nostro Signore. Il nostro Signore è bellissimo anche nella sua natura umana, è ovvio che lo sia, insomma, no? Non c'è neanche bisogno di dirlo. Ma quel giorno non aveva bellezza per attirare i nostri sguardi e non splendore per poterci piacere. Va avanti ancora il profeta Isaia. Egli si è caricato delle nostre sofferenze. Lui se ne è caricato. Si è addossato i nostri dolori. Uomo dei dolori, che ben conosce il patire. Uomo dei dolori. Ancora. Egli è stato trafitto per le nostre colpe. Solo San Giovanni ci dice che morto il Signore è stato trafitto sul costato e subito ne è uscito sangue ed acqua, no? E schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Attenzione, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Sapete che quando uno sta male, le piaghe gli vengono, no? Le piaghe sono espressione di una malattia ordinariamente, no?
Invece le piaghe di Gesù sono la medicina per guarire. Che cose strane. Ancora, il Signore fece ricadere su di lui, sto citando, questa è tutta parola di Dio, il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, di tutti, l'iniquità, il male commesso, il peccato, ciò che di male abbiamo fatto e che è imputabile al nostro libero arbitrio, tutto su di lui. Ancora, e questo l'abbiamo sentito anche nel Vangelo, no? Maltrattato si lasciò umiliare, insomma, la flagellazione oltre che dolorosa è umiliante, la coronazione di spine oltre che dolorosa è umiliante, la crocifissione oltre che dolorosa è altamente umiliante. Nel diritto romano si potevano crocifiggere soltanto gli schiavi e quelli che si chiamavano in latino gli humiliores, cioè gli stranieri e quelli che non venivano considerati nulla. E non aprì la sua bocca, abbiamo visto i tanti silenzi di Gesù dinanzi a Ponzio Pilato e anche gli eloquenti silenzi quando era in croce, rotti soltanto da alcune parole belle, molto significative. San Giovanni ci completa la serie, ci dice quelle che gli altri evangelisti ancora non ci avevano detto, no? Agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Allora, la chiave di tutto sono negli ultimi versetti di Isaia. È stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. In questo giorno io ho raccomandato domenica scorsa, spero che lo abbiate fatto, la Chiesa oggi ci chiede anche il sacrificio del digiuno. Questo è il giorno in cui bisogna riflettere un po', quindi mettersi davanti a queste scene. Noi siamo persone intelligenti, guardate che il nostro Signore ci tratta da persone intelligenti. Quando ci troveremo davanti a Lui, io lo dico sempre anche ai ragazzi, prima di chiederci quello che abbiamo fatto, ci chiederà anche quello, il Signore ci chiederà: senti un attimo, io ti ho creato come persona intelligenza, hai usato la tua intelligenza? Noi dobbiamo metterci dinanzi a Gesù crocifisso e sofferente. Abbiamo sentito cosa ci ha detto Isaia. Perché tutto questo? È stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Quello che tanti autori hanno insegnato: se tu ti metti davanti a colui dinanzi al quale ci si copre la faccia, non si poteva vedere per come era diventato, attraverso questa visione lo sai tu che cosa devi vedere? Devi vedere te in uno specchio, perché quello sei tu e sei diventato tanto brutto tanti quanti sono i peccati che nella vita hai volontariamente commesso, perché il nostro tasso di bruttezza, non tanto estetica ma interiore, è esattamente direttamente proporzionale a quello, cioè quello che si è manifestato all'esterno e quello su cui Gesù vuole che noi riflettiamo è ciò che c'è dentro il cuore di ogni uomo e ciò che è la causa ultima di ogni forma di male che noi conosciamo. Questo la Chiesa lo ha sempre insegnato, capite? Quindi la redenzione si è compiuta come? Tutto quello che di male è stato concepito, fatto, prodotto dall'uomo, dal primo fino all'ultimo uomo, si è concentrato in quel giorno sul Figlio di Dio, riducendolo come l'ha ridotto, per poter essere da lui distrutto, annichilito, lavato nel suo sangue e annientato, come vedremo nel giorno di Pasqua, attraverso la sua risurrezione. Questo è quello che è successo. Quello che è successo con il Venerdì Santo, ecco perché oggi non si celebra la messa, Gesù lo ha depositato nel sacrificio eucaristico. Allora, chiudo le riflessioni. Mi riservo soltanto un pensiero anche per la donna dei dolori di cui ci parlava San Giovanni. Oggi noi dobbiamo riflettere e chiederci: io ci credo veramente che il peccato è una cosa così brutta, così grave, così seria, che è la causa di tutti i mali e che ha ridotto così il Figlio di Dio?
punto interrogativo, ma quanto sarà grave? Una parolaccia non è un peccato mortale, ma è un peccato, d'accordo? Io ci credo che una parolaccia è una cosa brutta e che mi sfigura un po', non troppo, ci sono cose più gravi ovviamente delle parolacce. Dobbiamo chiedercele queste cose qui. Io posso sapere quello che penso nel cuore io, ma ciascuno di noi deve confrontarci. Credi veramente? Crediamo che la causa di tutti i mali che esistono nel mondo, tutti, compresi quelli che ci fanno stare ancora mascherati, hanno come causa remota unica ciò per cui Gesù Cristo è morto in croce? Quelli sono mali conseguenza, non sono mali causa. Noi siamo terrorizzati dai mali conseguenza, ma in pochi pensano al male causa. Noi ci crediamo oppure no? E se è stata necessaria tutta quanta questa carneficina, quanto sarà importante la messa? Perché oggi non celebriamo la messa? Perché oggi noi dobbiamo capire cosa succede a messa. Io l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, cioè chi non ha interiorizzato l'importanza della messa è solo perché o non se ne rende conto o non ci crede. Non crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non crede alle motivazioni per cui ha sofferto, non crede veramente che nella messa si compie il sacrificio del Golgota soltanto in maniera differente, perché altrimenti sarebbe fuori del mondo non avere una considerazione grandissima, come dicevano noi sacerdoti. Celebro ogni messa come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica, ed è veramente così, perché non c'è niente di più grande. Allora, sappiamo che San Giovanni ci dice che sotto la croce c'era Maria, l'unico evangelista, chiamata da Gesù donna. E perché Gesù ha chiamato la Madonna donna? Poteva chiamarla mamma, non gli voleva bene Gesù alla Madonna, lo chiama con questo termine che sembra un po', no? Scostante. Sapete perché la chiama così? Due volte la chiama donna nel Vangelo di San Giovanni, alle nozze di Cana e sotto la croce. Perché la chiama donna? Perché la Madonna rappresenta la nuova donna. Gesù e Maria, come nuovo Adamo e nuova Eva, sapete, la rovina del mondo, il peccato fontale, il peccato originale, è venuto dall'operazione congiunta di due, una donna e un uomo. E il rovesciamento di questa situazione è stato compiuto da Gesù, uomo come noi, anche se figlio di Dio, nuovo Adamo, associando a sé una donna con la D maiuscola, nuova, rinnovata, concepita senza peccato, e che ha dovuto unire i suoi dolori a quelli del figlio. Nella messa cruenta del Golgota c'è stato il sangue di Gesù e c'è stato l'acqua delle lacrime della Madonna. Voi sapete che quando io celebro, fateci caso, all'offertorio, avete visto che metto un pochino d'acqua nel calice, no? L'acqua unita al vino è segno della nostra unione. Ecco, quando faccio quel gesto bisogna sempre ricordare che insieme al sangue di Gesù ci sono sempre le lacrime della Madonna. Immaginiamo anche questa donna così santa, così femminilmente bella, delicata, sensibile, cosa può aver provato in quel giorno. Cioè, domani è il giorno della dolorata, però anche questo sentimento sia nel nostro cuore per dire il nostro grazie immenso insieme a Gesù, anche a colei che ha unito i suoi dolori a quelli del figlio per la nostra salvezza. Siano lodati Gesù e Maria.